Dopo la pace degli dei, dopo il Pax Deorum, torniamo in diretta. Nel frattempo si è aggiunto il nostro amico ascoltatore Andrea. Se vuoi salutare così sentono la tua voce, il microfono è aperto. Ok, e io mi chiamo Andrea e Fasolato, sono un costruttore di cose antiche, ossia divinità come la Reithia, la Stele di Camin, cose celtiche, paleovenete, egizie e non solo, tutto quello che riguarda l'antico culto della divinazione del sole, della luna e non solo, tutte le cose che diciamo non cristiane, solo Precisiamo, Precisiamo, pagano. non c'è tanto di cristiano nelle mie cose che faccio perché crocifissi, c'ho solo la croce celtica, ma più che altro è un simbolo, non è che sia tanto cristiana. Sì, va Esatto, no, bene. beh, l'hanno poi sfruttata come Poi molte altre sfruttata, sì, esatto. dall'inflazionata. Beh, si sono accaparrati tutto, di conseguenza hanno tramutato le Reithia in tante volte in Madonne Sì, e compagnia. naturalmente la Reithia non è mai stata la Madonna. Sì, ma Ma loro l'hanno detti. fatta, ma sì, hanno messo anche i tempi di luoghi di culto, li hanno riconvertiti, li hanno sempre dedicati a questa visione mariana che loro hanno. Perciò appunto Andrea l'avete già sentito un'altra volta, adesso è venuto in carne ed ossa a farsi conoscere qui in Radio Gamma 5. Bene, vuoi ricordare dove ti possono trovare i nostri amici? Allora, domenica vado a Malostica, vengo a casa tua. Perciò mi porti la roba che... Sì, che faccio. No, come ce la fai? Ti farò Devi... la mano. Speriamo il pentacolo, non penso, non penso. Come non pensi? Perché devo farlo, devo fonderlo. Devo fonderlo. Beh, troverò un compromesso, dai. Dai, con calma. Non ti bruciamo sulla piazza di Malostica Allora, domenica. vabbè. Poi ho fatto ultimamente l'elmo di Oppiano, non so se avete mai sentito che è un antico elmo che è custodito in Firenze, il Museo di Firenze, trovato a Oppiano. Me ne ha parlato alcune volte il nostro amico Ettore. Sì, che è un elmo, diciamo, che non è un elmo da guerra, ma un elmo Esatto. da cerimonia molto, molto fine, molto bello. Raffigura 6 cavalli e in mezzo c'è un centauro che spinge questi 6 cavalli qua. E ancora oggi non ho trovato il significato vero e proprio di questo coso. Beh, Penso sai. che sia la trascendenza per arrivare in paladino secondo gli antichi paleoveneti, non paladino cristiano. Beh, sai, il discorso che ci siano il centauro, che ci siano i cavalli, ha un influsso molto importante perché almeno diciamo, nella simbologia del Medioevo in poi, i cavalli rappresentavano una sessualità sfrenata. I centauri sarebbero il legame fortissimo che noi abbiamo tra uomo e animalità. Perciò sarebbe appunto un legame che l'uomo che controlla la sua animalità riesce a dominare anche la forza della natura. E anche a moltiplicarla. Questa è un'interpretazione che può essere data, diciamo, a livello così quasi psicologico, però è significativo. Poi il fatto che siano 6 cavalli, sai, sempre il famoso numero 7 che si dovrebbe rappresentare, o se no il 3 per 2, cioè alla fine sarebbero tre Certo. combinazioni. È molto interessante questa cosetta. I 6 cavalli, beh, sai, i cavalli, i Veneti erano famosissimi come allevatori di cavalli, Esatto. però. Se tu pensi che tutte quante le grandi sepolture venivano fatte proprio con il cavallo del guerriero, perché anche nelle recenti scoperte che hanno fatto archeologiche in Siberia, in cui hanno scavato intere tombe, c'era il cavallo sacrificale che veniva messo di fianco al guerriero che veniva sepolto. Perciò è anche quello un potere, cioè quello della velocità, della comunicazione, della capacità di dominare. Il centauro è ancora più interessante proprio perché è un simbolo antichissimo, anche perché il centauro era il compagno dei poeti, perché se tu pensi che ad esempio il famoso punto Orfeo viene abituato alla musica da un centauro Certo. e c'è quel bellissimo quadro in cui c'è un centauro che porta il poeta morto, non so se l'hai mai visto, che è un Sì. quadro che anche lì c'è proprio un significato. Poi il fatto stesso che il centauro abbia la parte superiore che sia un uomo e la parte inferiore che è un cavallo ma è un zoccolo ci richiama alla divinità, come Pan, che hanno gli zoccoli per correre sulla terra. Pan, a proposito di Pan, non so se ben conosci Madonna, uno dei vostri colleghi, adesso è proprio un'amnesia, Non ti preoccupare. quello di Sant'Rigo, come si chiama? Silvano. Silvano, esatto, Silvano.
Ecco, Silvano mi ha mandato una cartolina. Quella di Velinas. Quella di Velinas, sì. Le diavolo secondo i cristiani, però. Esatto. Molto simpatica. Sì, beh, precisiamo che Velinas sarebbe stata la divinità del Pantheon degli antichi lituani, che aveva le caratteristiche tipiche di un pan. Quando sono arrivati i cristiani hanno imposto l'immagine del diavolo e i lituani hanno contenuto sempre in questa immagine del diavolo il Velinas. Ed esiste un cosiddetto museo del diavolo, in realtà il museo di Velinas in Lituania, ancora frequentato, ancora utilizzato. Addirittura nel mese di febbraio Silvano è stato in Lituania e mi ha mandato la cartolina. Beh, la cartolina è molto bella perché c'è un Velinas in legno che sta trafiggendo al cuore un sacerdote, un prete steso a terra. Non so se l'hai vista. L'hai vista, Ettore? E da me la manda a casa mia mamma. Comunque farò un quadretto nelle fiere decenti che le espongo. Beh, merita. Se tu pensi che in Lituania i ragazzi delle scuole durante l'anno fanno come esercizio, fanno le statuine di Velinas e le portano al museo e le più belle le vengono esposte ogni anno. Cioè, qua li portano a fare i presepi, le altre porcherie, le processioni, le confessioni, le comunioni. E invece i bambini, per ricordare le loro radici, li insegnano a costruire in legno Velinas e vanno al museo del diavolo, cioè al museo di Velinas, in cui possono esporre queste opere. Ma se tu pensi che tantissime di quelle opere risalgono ancora in legno agli anni 50, agli anni 60, insomma. E ancora adesso nelle scuole si insegna ai ragazzi lituani di fare Velinas. Esatto. Che per i cristiani è il diavolo. Comunque, ieri, Ettore, dovevo andare da Pellini, bisogna andare. Tira un po' più vicino al microfono perché vedo che sei un po' basso con la voce. Volevo dire, no, che... Beh, è l'autore del libro sull'Elmo di Opeano. L'autore del libro dell'Elmo di Opeano è Luigi Pellini, sempre in Opeano, che parla molto di questo Elmo, sia della divinità a ciò che raffigura praticamente, essendo a punta, è sempre uno scalo verso la divinità. Qualsiasi copricapo, non solo o sito a punta, secondo l'autore del libro, è sempre uno slancio verso la divinità. Beh, sono molto sintetico. Nella nostra cultura, sul discorso delle piramidi, poi che i cristiani hanno messo che il triangolo ha forma di Dio, perciò insomma c'è l'occhio di Dio dei cristiani, la raffigurazione tipica è quella di un triangolo, insomma. Esatto. Poi c'ho nei miei, diciamo, monilli, c'ho l'Uroboros, che ha molto un significato molto particolare, che parte dagli egiziani, nei cartigli egiziani c'è sempre l'Uroboros che cinge i vari, diciamo, adesso un'altra amnesia, diciamo, come si può dire, i vari... Sì, beh, le varie divinità sono presenti, beh, anche, cioè, ci sono moltissime divinità che hanno il serpente. Ci sono degli Uroboros che cingono i cartigli, ecco i cartigli, esatto, giusto. E sto serpente che si mangia la coda, che è ricordato anche nell'ermetismo. Sì. In alchimia anche. Alchimia, sì, che da nero diventa rosso e poi bianco. È proprio il discorso come della pietra filosofale, sì. Dicono. Anche questi riproduco. Questi Uroboros. Sì. Che sono carini, li ho visti, sono veramente belli, insomma, come opera d'arte. Bisogna proprio dire che Andrea è bravo, dovete sicuramente andare a trovarlo, lo troverete nei vari mercatini rionali. Domenica Marostica. E domenica a Marostica, col suo un banchetto, così vedete le capacità che ha artigianali di riprodurre questi oggetti che hanno un valore spirituale e simbolico. A chi crede a queste cose è veramente molto forte. Beh, diciamo, oltre ai monili qua, e adesso salterò proprio il discorso che mi affascina di questi monili della nostra terra, diciamo eugano-iberica, ci sono, a parte la Reitia, e questi santuari nascosti dai cristiani, santuari di acqua, diciamo, acqua termale molto potente. Era un centro di sacralità, sì, di paleo-veneti. Si parla da sia Montegrotto che a Este. Este, sì, a Este. E poi anche lì nel Veronese, a Montorio, a Santa Maria in Stelle, la chiamano Santa Maria in Stelle. Sì. Però lì c'è un grande apogeo, no? Lì c'è un infeo di acqua che poi si collega addirittura col monte che sovrasta Verona.
appunto quelli di San Pedro. Anche, basta pensare appunto anche i recenti scavi che hanno fatto nel Bellunese, proprio di santuari, proprio che le mete vengono messe nell'acqua, cioè l'importanza del legame, delle varie simbologie gettate appunto nell'acqua, come ad esempio anche qua nel Padovano hanno aperto addirittura un piccolo museo che contiene proprio quello che veniva lanciato nel fiume come sacrificio, come offerta agli dèi, come collegamento, insomma, perciò la presenza è fondamentale. D'altronde più di qualcuno ha sollevato proprio l'importanza del fatto della psicologia dei venti, del fatto che noi siamo una popolazione che vive in mezzo all'acqua, perché basta pensare alla falda freatica che abbiamo attorno, ma i grandi fiumi che abbiamo, cioè questo dà sempre un significato. No, ma queste falde acquifere, diciamo, termali, che esprimevano un senso di energia. So che non sono abbastanza sintetico e non molto preciso nella spiegazione. Comunque, un'energia acqua e prana, sì, che era quasi uguale a Reiki, non so se mi spiego. Sì. Se uno, diciamo, è molto. Se uno sente magari, diciamo, quando va in certi luoghi, non è il solito che vada alle cazzate, pubblicità, ma sente, no, un sensitivo, diciamo, un rabdomante. Sentirà queste energie in questi dati posti? Basta pensare quando Bachelard scriveva le forze della terra, le forze dell'acqua, diceva: pensate al malessere che noi abbiamo quando arriviamo, ad esempio, in una fonte, in una sorgente, e troviamo qualcuno buttato dei rifiuti. Cioè, dal punto di vista proprio immediato ci stiamo male, ne soffriamo di questo, cioè ci colpisce immediatamente, e poi non sappiamo perché per noi l'acqua è qualcosa di sacrale. D'altronde, la capacità di rapportarsi con l'acqua è alla base della nostra civiltà. Ti dirò una cosa, una volta sono andato a Bellini, no? Praticamente ho preso l'autostrada, c'era nebbia, autostrada Vicenza, e sono andato fuori Verona Est, lui abita a Operno. Senza saperlo, ho puntato un quadro di luce, che non so, erano 4-5 fari, in cima a quel monte, non sapevo da dove veniva. La fatalità, ho parlato con Bellini, ma sentivo proprio un'attrazione in questo posto. Mi ha detto: ma sai che lì c'è un infeo? Lì vicino a Montorio, e lì, diciamo, cioè, dopo subito successivamente c'è Santa Maria in Stelle, e lì c'era un infeo, ossia un tempio sacro per i paleoveneti. E io sentivo questa energia proprio, non so come mai, una specie di attrazione. Sì, ma d'altronde ognuno abbiamo una sensibilità per il magnetismo, per le cose, e questa c'è, cioè, proprio perché ci ricollega. È proprio, c'è una sensibilità individuale per le cose, cioè nel senso che non è razionale, non è data neanche dalla cultura, ma proprio dal nostro animo che entra in contatto con le cose. D'altronde, le ninfe sono sempre legate al luogo e sono capaci di modificare la personalità, sono capaci di entrare in contatto, creano un ponte con le nostre immagini, con la nostra psiche, utilizzano la nostra psiche, perciò se noi siamo predisposti, non siamo schermati, è più facile creare un ponte o essere anche richiamati in questi. E perciò è una magia che questa, potrei dire è magia. Una magia che questa. Perché la magia sarebbe, nella definizione giusta, sarebbe la scienza dell'io, sì, cioè la scienza di se stessi, di comprendere se stessi, di conoscere se stessi. E quella effettivamente è una magia, proprio perché sei capace di conoscere te stesso tramite l'osservazione di quello che ti è attorno, tramite la percezione di altre realtà. Comunque questi magici, diciamo, posti euganei o bellici che nascondono sepolture non cristiane ma pre-cristiane scavate nella roccia a forma di corpo, ossia, cioè, l'incavo della testa e l'incavo anche della forma del corpo. Ad esempio c'è un posto lì su Alumignano che è dentro su un santuario cristiano tra virgolette, si chiama quello di San Cassiano, l'eremo di San Cassiano. Dentro ci sono delle tombe pre-cristiane scavate nella roccia. Sì, beh, se il fatto che la roba venga scavata nella roccia, sai, parlavamo prima dei collegamenti di alcuni culti dell'acqua, ad esempio, che ci sono nelle popolazioni indoeuropee o pre-indoeuropee, ma non monoteiste, in Europa, che hanno delle assonanze appunto con quelle che avevano i culti del Maya. Ma se tu pensi che c'era un detto, non nel senso del dio cristiano, ma un detto di Pelle Rossa che diceva: il dio dorme nella roccia. Cioè la roccia proprio come forma del contenitore di una divinità, ma anche come contenitore di un'immagine. Gli scultori dicono: noi non modelliamo la roccia, estraiamo un'immagine che è dentro, che lì è prigioniera, che lì è contenuta. Noi vediamo quello che c'è e cerchiamo di portarlo fuori, di far emergere. Perciò il fatto che venissero raffigurate nelle rocce è fondamentale.
Basta pensare, tanto per fare un esempio più lontano, in Afghanistan i talebani che distruggono le statue dei Buddha a Bajmak, sì, sono incise nella roccia. Cioè, questo, dove non annunciare il monoteismo, era un sentire comune. Non c'era bisogno del missionario che portava la convinzione o il modo di fare. Le persone erano attente alla realtà che gli era attorno. Esatto. Sì. Va bene. Ettore, dici qualcosa di adesso. No. Andrea è silenzioso, riflessivo e si ferma. No, io volevo continuare un attimino sulla... Vuoi che diciamo se c'è qualche ascoltatore che vuole intervenire? Sì. Sì. 049-700-700 e 049-700-838. Sì, sentiamo se c'è qualcuno interessato. Ecco, intanto io vado avanti, vi leggo il significato officinale dell'edera, Gort Hedera Helix. È una pianta rappicante strettamente collegata al mondo sotterraneo e al potere cronio. L'edera è anche un simbolo del femminile e come tale sottoposta agli influssi lunari, grazie al fatto che è sempre verde. L'edra rappresenta inoltre anche la vitalità perenne della natura e l'eternità del vero amore. In un antico racconto gallese si narra del contrasto tra Marco e Tristano a proposito di chi debba avere Isotta. A questo scopo richiedono il giudizio di Artù, il quale decide che uno di loro avrà quanto le foglie si trovano sugli alberi, cioè in estate, l'altro quando gli alberi sono spogli, cioè d'inverno. Il diritto di scelta spetta a Marco, il quale opta per l'inverno, quando le notti sono più fredde e soprattutto più lunghe. Isotta però riesce ad aggirare la sentenza pronunciata da Artù, interpretandola alla lettera, facendo cioè notare che alcuni alberi, come l'edera e il tasso, mantengono le foglie tanto d'inverno quanto d'estate, ragion per cui non dovrà mai allontanarsi da Tristano, per il quale batte il suo cuore. I druidi erano soliti utilizzare il succo tossico ricavato dalle bacche dell'edera e mischiato con vino o birra per provocare stati alterati di coscienza, nei quali era possibile avere visioni profetiche. Sembra che anche le foglie dell'edera, se masticate, potessero provocare tali effetti. Moderne ricerche in campo medico hanno dimostrato che, in effetti, i frutti dell'edera contengono parecchi glucosidi, dei quali uno specifico, l'ederina, è particolarmente abbondante e si comporta come vasocostrittore energico e come emolitico. Ingeriti in una certa quantità provocano eccitazione, forte accelerazione del polso, delirio ed allucinazioni. In diversi paesi d'Europa si utilizzano ancora in modica quantità come diaforetici e purganti. Pur essendo velenosa, l'edera è stata usata nell'antichità contro diversi tipi di malattie. Il licotto delle sue foglie applicato sul capo veniva celebrato come un rimedio contro la follia e le sue bacche venivano utilizzate per creare unguenti e pomate contro i dolori reumatici, mentre le sue foglie erano rinomate contro le piaghe esterne. Come i Celti avevano imparato, osservando i cinghiali, che per cicatrizzare le ferite soliti rotolarsi nell'edera. Discoride la utilizzava addirittura per curare le ulcere e la dissenteria, probabilmente come rimedio omeopatico. Sì, basta pensare che comunque l'edera è una delle piante sacre a Dioniso. Cioè Dioniso, molte volte le processioni vengono fatte con tralci di edera ed è una delle piante che è sacra proprio al dio. Perciò proprio, come vedi, nell'antica Grecia, il fatto stesso è che appunto i suoi cortei fossero sempre portati con delle foglie di edera. Vedi. Bisognerebbe, a posto di utilizzare tutte le robe che le cazzate, tra virgolette, perché sono molto cattivo, farmaceutiche, diciamo che nell'edera, non solo nell'edera, l'aloe e altre piante, diciamo, sono molto, questi effetti benefici sono molto risaltati. Sì, c'è un problema, sai, se la medicina è fatta con lo stampino non ha valore, bisogna valutare la persona, cioè l'antico medico è quello che comprendeva la persona. La chimica non è
negativa. Il problema è che se tu fai chimica per guarire le persone o se fai chimica per incassare soldi. Se tu fai per incassare soldi, devi vendere il più possibile. Se devi guadagnare il più possibile, devono essere prodotti omogenei, perché tu che sei un artigiano sai benissimo che se dovessi fare le cose con lo stampo ti costerebbero molto meno in tempo e in lavoro. E perciò di conseguenza le medicine vengono fatte in questa maniera, ma poi l'industria farmaceutica ha un obiettivo che sono i bilanci, e perciò anche i problemi delle medicine che non vengono ricercate proprio per un problema economico. Questo è un grosso problema, però la chimica in se stessa è positiva. Il problema è quando si perdono di vista quali sono gli obiettivi per cui c'è uno strumento. Esatto, no, comunque non solo io, ne sono molte altre cure con erbe e non più efficaci della chimica, che non mando avanti, magari lo dirò, però. Beh, se tu pensi, tanto per dire, a livello mondiale, una delle grosse battaglie che stanno facendo i paesi del terzo mondo è che le multinazionali vanno a brevettare i principi vegetali, vanno a brevettare piante che hanno sempre usato, e loro cosa fanno? Sfruttano, mandano dei ricercatori, queste popolazioni che mai si pensavano di appropriarsi, di rendersi gli unici detentori di queste sostanze perché erano a disposizione di tutti, e in realtà vengono brevettate. Ma sai quante medicine contemporanee vengono ricavate da piante che stanno scomparendo nei paesi del terzo mondo? Perché sono in situazioni di povertà, e poi qualcuno arriva astutamente e brevetta il principio attivo. Di conseguenza dovrebbero non poter più disporre di quello che disponevano prima. Anche perché ti dico, sai quanti migliaia di ricercatori sono in giro per il mondo a codificare i rimedi naturali, i metodi degli stregoni, dei cosiddetti selvaggi, dei cosiddetti primitivi, perché si rendono conto che è una risorsa. Se questa però viene finalizzata per fare profitti, ne rimettiamo tutti quanti, insomma. Sì, diciamo che non è quanto, come dicono i cristiani, che lo stregone con la maschera tira fuori solo cazzate, tira fuori anche cose che vanno, diciamo, no? Beh, se tu pensi che negli stregoni africani diceva la regola che se uno stregone sbagliava veniva ucciso. Esatto. Insomma, lo stregone stava molto attento a dare le sue ricette così a man bassa, compieva le cose quando era molto molto sicuro, insomma. Diciamo che anche nella pianura veneta c'erano i cosiddetti pignatini, quando uno stava male si metteva sotto sti pignati e si scaldava con tante cose, anche nel veronese, nel padovano, nel vicentino. Si diceva determinate cose, non erano preghiere, determinate storie, finché l'ammalato guariva. Sì, beh, io ho avuto la fortuna di conoscere una donna molto anziana che è morta un paio d'anni fa, in cui aveva una capacità di conoscere delle erbe che era terrificante, cioè era capace di produrre cose incredibili. Perché c'è una telefonata? Sì, pronto? Pronto, ciao. Ciao, io sono Ivano, ciao. Ciao. Ciao, buonasera, ciao, ciao a tutti gli ospiti. Sì, devo domandare a Andrea, no? Sì. Più o meno lo che abita, lo che del paese, lo che del Veneto, quando che... Beh, casomai Ivano, se tu mi dai uno squillo ti metto in contatto io con... perfetto, sì, bene. Sì, questa sera o sul tardi o sennò più avanti. Sì. Così, o se domenica si fa un giretto, viene il mercatino dell'antiquariato, io sono lì in giro con gli amici, c'è anche Andrea, così ecco, se non di conoscerlo. Perfetto, che ora c'è mattina il mercatino? Mattina e pomeriggio, io comunque sai, sono un dormiglione, perciò prima di mezzogiorno non mi alzo. arrivo, mi sono sonato sotto la finestra. No, comunque praticamente tu lo trovi, conoscendo la piazza di Marostica, guardando il castello superiore, c'è il palazzo d'Oglione, sulla destra c'è una farmacia, lui è più o meno davanti a quella farmacia, tra il palazzo d'Oglione e la farmacia. Sì, bene, Se poi dopo tu lo riconosci, perché lui ha, per intendersi, ha un banchetto tutto quanto nero. Sì. E ora avendo tutto quanto nero lo vedi subito, insomma. Più dopo ha un ramo. E appunto che non viene. Cosa? Tutti, insomma, ecco. Sì, no, ma merita di vedere le cose, sì, insomma. Sì, questo ve l'ho chiesto, no? Che... E dopo voglio sapere, diciamo che se ha contatto anche coi siti qua dell'antichità, qua delle Rosatese, no? Sì. Quando parli di San Pietro soprattutto. Sì, esatto. Sì. Perché mi conosco della gente, cioè conosco la gente solo appunto, che si sì, detto che parlare, appunto della. Sì, beh, il famoso disco di San Pietro. Che tra l'altro bisogna appunto anche incoraggiare gli amici di Rosà, gli abitanti di Rosà, che stanno facendo delle grosse lotte affinché il disco non sia più qua all'Università di Padova, ma venga riportato giustamente nel luogo dove è stato ritrovato, insomma. Esatto. Già che gli occulta già quello che no. E dopo viene anche,
diciamo, trascurare quello che si può rinvese mettere a disposizione della gente, insomma, che vede, insomma, ecco. Sì, ma se tu pensi ad esempio lo stesso Ettore, lo ricorda spesso, che l'elmo di Dopeano è ancora in uno scantinato in un museo di Firenze, quando appunto potrebbe essere in giro, cioè nel posto dove è stato ritrovato, insomma. Esatto, bisogna ritornare qua, insomma, perché non per campanilismo, perché quasi è stato ritrovato. Sì, ma anche perché è un legame proprio col territorio, con l'ambiente, cioè, se poi era lì per qualche motivo è significativo, insomma, cioè, il legame ambiente, territorio, oggetti è un legame fondamentale che non deve essere mai rovinato, interrotto, insomma. Anche perché a Pietemontana qua in Veneto, è ricchissima di siti, diciamo, pagani, siti pre-cristiani, insomma. Il problema è più grosso e più consistente è la mancanza degli scavi, cioè nel senso che non esistono i fondi, che non vengono stanziati. È chiaro questo, no? Poi c'è la frantumazione del territorio, che quasi tutto è privato, perciò è anche più arduo. Poi le amministrazioni pubbliche che non sostengono la ricerca storica, ed questo è un grosso problema. Sì, insomma. Appunto, e venirà sempre più ristretto anche questo, no? Sì, anche perché non viene vista, purtroppo, l'archeologia non viene vista come una risorsa del territorio. No. Cioè, il consumo di massa, del turismo di massa, sì, perché quello, insomma, quello sì va bene, perché porta, diciamo, no, un guadagno diretto, un ricavo diretto. Sì, ma se tu pensi, per fare un esempio stupidissimo, esiste una norma della Regione Veneto in cui una certa percentuale delle oneri di urbanizzazione deve essere destinata per forza di cose alle chiese. Ma perché non potremmo dire che questi norme di urbanizzazione, visto che il territorio viene edificato, siano destinati alla ricerca archeologica, alla conservazione archeologica? Anche perché i siti cristiani, diciamo, i chiese, così, sopra il 99% ai siti pagani, insomma. Sì, ma anche perché dico, le ultime architetture delle chiese sono architetture terrificanti e mostruose. Perciò se dovessimo recuperare dell'architettura della forma nostra, sarebbe la cosa migliore, insomma. Esatto. Perciò se c'è da fare una campagna, gli oneri di urbanizzazione non diamoli alle parrocchie, ma diamoli al nostro territorio. Sì, è più anche naturale, no? Penso. Che sarebbe la cosa scontata, cioè a favore dei cittadini, che almeno hanno un richiamo con la loro cultura, con le loro radici. Esatto, si sente più sue, capito? Si sente più attaccati alla terra, come, no? alla storia, all'antichità. Sì, ma esempio, basterebbe, ad esempio, che invece di impegnare i bambini a fare i presepi stupidi nelle scuole, li si portasse a visitare i luoghi, sarebbe ancora più semplice. Esatto. Poi c'è un problema anche, sai, di anima con cui vengono fatte queste cose, cioè se gli insegnanti sono capaci di trasmettere la passione, i ragazzi si affezionano. Se invece le cose vengono fatte per obbligo, per dovere scolastico, di programma, anche loro. Giustamente c'era un personaggio che diceva: se voi volete far detestare un autore, volete far detestare qualcosa, insegnatelo nelle scuole. Sì, sì, è ben chiaro, mio, parlo con anche dei studenti, no? Che sì. Dicono, ti piace la lettura, perché mi dice, ti piace leggere, sì. E cerco magari vedere domando così, una domanda del titolo così, che tipo l'esito, non l'esito, cosa sei? Sì. No, niente, mi non leso. Hai non abbastanza, cioè, è veramente così che ho capito, cioè, è vista, no, lo studio come un obbligo, come un inculcamento, che ho capito, Francesco, cioè, che non ha niente di passione, non ha, che se qualcosa, sì, che puoi anche recepire lo studente, però, di positivo, però poco, insomma, l'obbligatorietà. Sì, sì, purtroppo è una situazione molto complessa. Sì. Sento un'altra cosa, dopo passo spazio. Sento niente, mi devo cercare l'epopea finnica il Kalevala, no? Sì. E non si può trovarlo, cioè in libreria non esiste. No, e dunque, il corso finnico è stato fatto, ma molti anni fa. Se ben mi ricordo, l'edizione deve risalire agli anni 70. Tu parli del Kalevala, vero? Esiste una edizione vecchissima dagli anni 70. Casomai vedrò di recuperarti con calma, sai che io sono un tipo che ha dei tempi lunghissimi, vedrò di recuperarti l'indicazione. Comunque, proprio come mai ti interessi di cose finniche? Perché mi piace tutte le epopee, no? Perché leggendo anche Jung così, e fa riferimento ai miti, e sai che Jung fa riferimento ai miti e ai pre, che
Guarda, io ti posso consigliare una cosa. C'è un libro che si fa fatica a trovare, visto che Ettore si occupa di cose celtiche. I Celti, le radici del pensiero europeo. È un libro che io cercavo perché era molto citato da Hillman in alcune sue opere. E l'ha pubblicato la Senia. Lo trovi anche nei giorni di Mercatini. Ed è incentrato sul Moby Bacon. Non so se Ettore lo conosce, Moby Bacon, che è praticamente una serie di racconti gallesi. Però l'analisi che ne fa dal punto di vista psicologico del modello del maschile è veramente un libro che io ti posso consigliare. Il titolo è I Celti, le radici del pensiero europeo. E se chi vuole avvicinarsi a una visione, diciamo, del mondo celtico in maniera diversa, ma con una profondità psicologica proprio dell'archetipo maschile, io gli consiglio questo testo. Veramente è uno dei pochi testi che mi dico vai tranquillo, che è pregevole dalla prima all'ultima pagina. No, 4 volumi sui Celti, dicevo, no. Che no, ma questo è un'interpretazione del Moby Bacon, proprio che sono proprio i racconti epici gallesi. Moby Bacon. Molto bello. E dopo, sempre per quanto riguarda, adesso dice no, sto Kalevala, seria sto eroe, che seria come tipo come Dionis, no? E viene appunto, viene brusato, cioè seria un tipo come Demetra, Persefone, che viene, che va a brusare, sai che si avvicina al fuoco, no? Il mito, sto piccolo eroe, insomma, avvicina al fuoco, viene brusato, no? Che lo brusa e non si brucia, cioè una cosa così, cioè questo eroe, figlio di Calervo, che sto che chiama Iuri fanciulli divini, cioè tipo Dioniso che viene ucciso, che viene così, cioè è una epopea tipo Iliade, Odissea, non so se l'Iliade è un'opera, diciamo, classica che ormai se tu pensi che addirittura esistono studiosi che hanno fatto addirittura la tesi che in realtà l'epopea di Omero non fosse ambientata nell'antica Grecia, ma nel Baltico. Ma nel Baltico, esistono appunto studi fatti di recente, di autori, ma anche abbastanza in gamba, che sostengono che la collocazione geografica in realtà deve essere fatta nel Baltico. Dopo Augias, che ha smentito con un ospite, che ha detto che l'ospite che ha smentito perché è impossibile che sia stata fatta, cioè la storia del libro di San Gregano, che ho preso, che è impossibile che sia stata svolta nel Baltico, nei paesi nordici, perché appunto quando che si svolgeva appunto questa epopea, che c'era melograni, che c'era frutti che nei paesi nordici è impossibile trovare, capito? Allora diceva sì, ma vedi, i melograni dal punto di vista simbolico sono un frutto molto presente, perché ha l'assonanza praticamente con l'ovaio femminile. Sì, è simbolico. Perciò essendoci una diffusione molto ampia dei culti femminili, non è detto che non fosse arrivato, insomma, c'è proprio pensa che addirittura c'era un santuario in Basilicata, in Lucania, che proprio parlava del melograno, proprio, ma perché è proprio un simbolo proprio femminile per eccellenza. Nel Botticelli, vedere nel Botticelli la come piace i dipinti, cioè in piazza, sai chi opuscoli i dipinti così, il Botticelli, che è significativo il melograno, no? Le Madonne, te vedi appunto. Ed è un simbolo archetipico, diciamo, no? Nei Jung, nei simboli che ho, l'uomo dei suoi simboli, che è un figurativo, che è sempre, ecco, tutto qua. Bene? Va bene. Ciao Ivano. Buona continuazione. Grazie. Ciao, ciao. Guarda che c'è una telefonata. Sì, pronto? Pronto? Sì, ciao. Siccome che sento parlare anche di paleontologia dell'altopiano, no? Potresti darmi delle nozioni chiare, che non ce l'ho, riguardo ai cimbri? Beh, i cimbri è controverso ancora dal punto di vista storico. Ma è solo lingua oppure... Aspetta che c'è qua il nostro amico Andrea, dai. Sì, grazie. Allora, i cimbri erano una antica popolazione che dopo i reti, praticamente i re dei pastori bavaresi, della zona della Baviera. Praticamente si chiama Zimbar. E nei nostri, diciamo nei nostri sette comuni, ossia Asiago eccetera, noi si chiama mia Asiago, Sleghe, Aslag, Aslag, no, Sleghe, solo Sleghe. Asiago si chiama Sleghe, Rozzo, Roz, Gallio, Gel, Lusiana, Lusen, però più che antico germanico, antico galleico mi pare. No, antico germanico. Sì. No, not Deutsch, il Zimbar.
no Deutsch. E dopo che c'è anche Luzerna, che c'è Luzern, e Giazza, Liechtenstein. Ma esiste sulla tua piano aree, diciamo, che si accreditano a questi cimbri? Aree, sì. Beh, la Tracnotto è un esempio. La Tracnotto di cimbri. Ho capito. E dopo che c'è anche il Cumberlava, che è una, che, diciamo, o Grotta delle Streghe, che è per l'ultimo curvone prima di andare su a Trasche Conca, che si chiama Cumberlava, c'è questa Grotta delle Streghe molto bella. Anticristiana, però. Dice che per questa Grotta delle Streghe che molti, e trova proprio adesso il cimbro, diciamo, parlato, bisogna andare in Trentino subito dopo a Luzerna, se sente il cimbro parlato ancora, perché sta l'ultimo. Sì, e anche verso il Carega lì, come si chiama? Streva, no? Stresa? Sì, sì, sì. Stresa. Va bene, grazie. Bene, ciao. Tante buone cose. Grazie. Ettore, devi, visto che non sono telefonata, se vuoi aggiungere qualcosa. No. Io, ecco, magari volevo magari leggere un'ultima pianta officinale, poi magari leggere qualcosa sui druidi che magari riportata da altri scrittori, perché poi molti studiosi mettono un po' di suo. Io volevo parlarvi di questa pianta un po' particolare che si chiama il Giusquiamo, e in celtico si chiamava Beleonuntiam, ed era una pianta molto considerata presso i Celti, e l'erba del Beleontiam sacra a Belenos, ed è quantomeno singolare che i latini la chiamassero Apollinaris, dedicandola cioè al dio romano più vicino a Belenos, che Apuleio identifica con il Giusquiamo nero. I Celti conoscevano sicuramente le proprietà ipnogene delle solanacee, ed infatti il Giusquiamo veniva utilizzato dai druidi come stimolante nei riti divinatori, grazie alle proprietà allucinogene della pianta, di cui sembra si facessero bruciare i semi sul fuoco. In effetti non sappiamo con certezza assoluta se i druidi facessero uso di allucinogeni per favorire gli stati alterati di coscienza, ma è molto probabile che, essendo così periti nella conoscenza del mondo vegetale, fossero loro note queste particolari proprietà di alcune specie, e quasi certi infatti che facessero uso della Amanita muscaria per avere visioni e divinare. Il Giusquiamo veniva usato pure per annebbiare la mente, e anche oggi è un importante sedativo e sonnifero, grazie alla presenza di due alcaloidi, la yosmina e la scopolamina, che hanno notevoli proprietà ipnotiche. I bretoni la chiamano anche Lowzowen, l'erba del sonno. L'estratto di Giusquiamo viene oggi impiegato come antispastico e nella cura dei disturbi nervosi e del morbo di Parkinson. L'infuso delle foglie si usa esternamente per lenire il dolore delle distorsioni e delle nevralgie, mentre la farmacopea raccomanda l'olio di Giusquiamo per la sua azione decongestionante, sottolineando di fare attenzione alle dosi, perché la tossicità della pianta può dare luogo a casi anche gravi di avvelenamento. I guerrieri celti, infatti, bagnavano le punte delle loro frecce nel succo dei semi di Giusquiamo, così come quelle dei semi del tasso, letale per il cuore, ed è quello del eleboro bianco, di cui secondo la leggenda i druidi conoscevano l'antidoto. Avendo visto un corvo, l'animale pregno di significato per i Celti, che lo aveva inavvertitamente ingoiato. Beccare i coracchion, che è probabilmente il ranuncolo selvatico o l'aglio silvestre.
Strabone si dice poi che i guerrieri celti ingerivano il mortale veleno del Ranunculus Scelle Ratus pur di non farsi catturare vivi in combattimento. Ecco, visto che no, non vorrei sbagliare, ma è stata anche una pianta cristianizzata questa qua, eh? Il giosquiamo? Sì, ed è considerata una pianta anche afrodisiaca da alcuni. Scusate, sì. Apriamo una parentesi sulla marmite muscaria. Praticamente anche i benandanti del Friuli Venezia Giulia e del Veneto usano la marmite muscaria per andare in senso alterato, oppure per provare un po' di marijuana, diciamo, andare un po'. Diciamo che l'uso dei funghi è antichissimo. Se vediamo anche nella villa di Val San Sibio c'è questo grande fungo che sarebbe il simbolo di benandanti. Beh, se tu pensi che addirittura c'è un autore americano, John Allegro, che ha scritto un libro che si chiama Il fungo e la croce, in cui sosteneva che in realtà Gesù Cristo fosse un fungo allucinogeno. Sì. E addirittura ci sono alcune raffigurazioni in alcune chiese in cui Gesù Cristo viene raffigurato tramite fungo. E questo libro è logicamente sparito, però è un libro meritevole proprio perché lui fa un'analisi della terminologia, dei significati, e sostiene che in realtà Gesù Cristo fosse una specie di scuola, di un gruppo iniziato che usava dei funghi allucinogeni. Poi gli altri hanno preso queste allucinazioni perverse e ne hanno chiamato sopra una religione. Però lui ha documentato con questo testo qualcosa di importante, cioè l'uso proprio anche in aree mediterranee, medio orientali, di funghi allucinogeni. Ma d'altronde è una prassi molto diffusa e consuetudinale. Basta pensare a quello che cominciamo a prendere, ad esempio, dal discorso della Siberia. Sta venendo fuori tutto il discorso dello sciamanesimo siberiano, in cui erano culti presenti, erano proprio tranquilli. Sì, ecco. È una cosa da fare, cioè noi la affrontiamo dal punto di vista teorico, sconsigliamo tutti di passare alla pratica. Proprio, certo, perché è molto è pericolosissima, perciò è meglio farsi una cultura che un utilizzo di queste cose, insomma. Anche perché fa, diciamo, chi usa sta roba qua può danneggiare i neuroni del cervello. Sì, sì, ma guarda, io mi ricordo sempre, c'era Laura Rangoni, quando si parla, lei è specialista nelle erbe, ha scritto un sacco di libri sulle erbe, e quando c'è l'occasione dei convegni che viene intervistata e che viene invitata a fare le relazioni, fa, io no, non vorrei, no, alle costo di sembrare la vecchia zia rompiscatole, vi dico sempre non usatele, non usatele, non usatele, perché la conoscenza che noi abbiamo di queste erbe ormai è ridotta, è pochissima. Per non parlare, scusa Luciano, e per non parlare dello stramonio, sì, che è molto. Sì, che lì, tra l'altro, se tu guardi ogni tanto, leggi nel periodo estivo proprio di ragazzi che veramente rischiano la vita e vanno veramente. Cioè, sono erbe pericolosissime, che è meglio che uno si faccia una cultura su come venivano usate che usarle. Cioè, per me è più significativo il fatto che uno vada a ricercarsi informazioni, le notizie, le cose, i significati, tutto quello che è anche di simbolico, di magico, che usarle, perché usarle è in maniera pericolosa. Infatti, appunto, io dico sempre, sono d'accordo con la Laura Rancone quando dice, fa, a costo di sembrare petulante, di essere rompiscatole, non usatele, non usatele, perché rischiate per niente, insomma. Esatto. Ecco, a proposito, l'ovulo malefico Amanita muscaria. Pompeo Trogo, storico del primo secolo avanti Cristo, autore delle Historiae e celta della tribù dei Voconzi, afferma: i Galli superano tutti degli altri nell'ambito della divinazione. Conferme a quanto detto da Trogo ci vengono da numerose fonti greche e romane, grazie alle quali veniamo a conoscenza dei metodi utilizzati dai druidi per predire il futuro. Molto diffuso nei boschi di faggio, nelle conifere e nei castagneti, è un fungo considerato velenoso e in grado di provocare fenomeni di avvelenamento con carattere neurotossico a causa della muscarina contenuta nel suo capello. I sintomi dell'avvelenamento sono generalmente cefalea, flaccidezza delle membra, sopore, restringimento delle pupille, miasi, salivazione abbondante, polso rallentato e nei casi più gravi collasso. In questo caso si ha invece una forma eccitata di avvelenamento con cefalea, vertigini, alterazioni visive, esaltazione psichica, delirio, pupille dilatate e polso accelerato.
La causa di questa forma di tossicità è un principio di natura ignota, ma affine nei caratteri farmacologici dell'antropina, è indicato perciò come micetraopina. Considerata la sua tossicità e i forti disturbi che provoca, sembra strano che i druidi se ne cibassero volontariamente per favorire la pratica divinatoria. È però vero che l'ammanita muscaria perde e attenua sensibilmente la sua tossicità in rapporto con le condizioni climatiche dei paesi nordici o comunque con le condizioni ecologiche dei luoghi di cui si sviluppano. In effetti il fungo viene mangiato in Russia ed è il fatto che i suoi principi attivi passano nelle urine, spiega l'azione inebriante che questi presentano quando vengono bevute. Come accade nei riti sciamani di alcune popolazioni della Siberia. D'altronde l'ammanita muscaria è consumata anche in Italia. A Vallombrosa, dopo essere stata messa a macerare per 15 giorni in acqua salata, nei Vosgi, dopo un trattamento simile in acqua e aceto, nelle Alpi e nel Bordolese, dopo essere stata abbrustolita sui carboni. Trattamenti questi che evidentemente distruggono i principi tossici. Un secondo, se parlo ancora di manita muscaria. Intanto premetto che somiglia in fase primaria a manita cesarea. Perché mi è capitato che mi andavo nel bosco come amico con il grande intenditore dei funghi e amico tutto sta manita cesarea e sotto che c'era sto uovo sotto. Praticamente è già una manita faglioide, manita cesarea è molto molto lo te trovi mia. Dopo un'altra cosa, un'altra premessa, dopo finisco. Sì, no, perché purtroppo c'è già, sì. Siamo praticamente vicini. I druidi, ho letto un libro che beveva l'urina prima di fare il trattamento di mangiare la manita faglioide, e urinava e l'urina dell'altro e beveva per continuare il trans, diciamo. Era in usanza anche per i druidi, veramente. Bene, dobbiamo salutare. Siamo arrivati alla fine, ma ci sentiamo alla prossima. La prossima volta che Francesco mi ospita e continueremo in seguito. Andrea lo trovate domenica a Marostica, perciò... Ecco, un saluto anche da parte mia e tutti gli ascoltatori della domenica. Vi lascio, noi ci sentiamo giovedì prossimo e vi lascio col canto pagano del Monte Sumano. Ciao a tutti.